Oh, finalmente tra poco inizia l'estate. Anzi, possiamo dire che per me e per molti di voi è già iniziata perché è finita la scuola, tranne per chi ha l'esame. Però ragazzi, non vi preoccupate, andate forte per quell'esame per poi toglierlo da torno. Ciao ragazzi, ed eccoci qua sul test di cucina. Oggi sono di umore giusto perché poi sono iniziate vacanze, insomma, sono di umore giusto oggi e adesso andiamo a vedere un po' come me la cavo su questo test di cucina, sulla nostra tradizione italiana. Bene ragazzi, io direi non ho niente da aggiungere, direi subito da partire. E io ragazzi forse potrei partecipare a MasterChef. Con tutto quello che so. Logicamente scherzo. Comunque andiamo a leggere la descrizione. Come te la cavi con ricette, piatti tipici e in generale con la cucina della tradizione italiana? Vi ripeto, molto, ma piuttosto bene ragazzi. Allora scoprilo con questo quiz che metterà alla prova le tue conoscenze culinarie. Ma che cazzo so? Ma che sono le conoscenze culinarie? Ragazzi, giuro, non, proprio non lo so. Ma è possibile che ad ogni test ci sono delle parole veramente complesse che devo cercare su Google? E allora andiamo a cercare. Conoscenze culinarie. Vediamo un po', ragazzi. Che cavolo sarebbe? Non lo so, tipo... Allora, vediamo. Ah, ok. Culinaria, tecnica di preparazione dei piatti, cottura e conservazione dei cibi, corretto utilizzo. Insomma, sarebbe sulla conoscenza, sì, gastronomica. E va bene, ritorniamo alla descrizione. Allora, quindi, con domande legate alla preparazione di ricette e diffusione di alimenti nelle varie regioni d'Italia. Hai la stoffa dello chef stellato oppure sei ancora un apprendista cuoco? Cioè, nessuno delle due. Mi piacerebbe essere uno chef stellato perché almeno ho successo e ho una barca di soldi. Però, ragazzi, vabbè, vabbè. Comunque, il test è composto da 15 domande. Ebbene, allora passiamo alla prima domanda. Allora, con quale ingrediente si prepara il risotto alla milanese? Zafferano, curcuma o zucca gialla? Ragazzi, il risotto alla milanese si prepara, dai, penso che lo sanno tutti, con lo zafferano. E infatti è giusto, più un punto. È proprio lo zafferano l'ingrediente principale del piatto, dal quale deriva il suo caratteristico colore giallo del zafferano. Allora, direi che la prima domanda molto possiamo dire facile. Dai, sì, ragazzi. E quindi adesso andiamo direttamente alla seconda domanda. Oh, attenzione, questa pure penso è molto facile. Come vengono chiamate le scaloppine ripiene a Roma? Canederli, Valdostana o saltimbocca? Ma io penso che lo sapranno tutti. Saltimbocca, vediamo. Sì, giusto, giusto, giusto. Quel saltimbocca veramente buonissimo. Allora, il saltimbocca è un piatto tipico della cucina romana, e questo lo so. Preparato con carne di vitello rivestita o condita con prosciutto crudo e salvia, molto buono, mamma mia, e marinato nel vino bianco e olio. Ragazzi, veramente molto ma molto buono. E direi di passare allora alla terza domanda. Comunque, ragazzi, è facile, mi pare veramente facile. Allora, riconosci di che piatto si tratta? Allora, gnocchi agli spinaci, trofie al pesto o fusilli al pesto? Ragazzi, non possono essere mai i gnocchi agli spinaci. Sinceramente, no, non lo possono essere. Allora, i fusilli
nemmeno perché hanno quella forma attorcigliata, possiamo dire, e sono le trofie al pesto. È giusto. Tipo, allora, non lo sapevo questo, ora lo sto leggendo. È il tipico piatto, è il tipico primo piatto ligure preparato con il pesto alla genovese. Questo, ragazzi, non lo sapevo. Allora, direi di passare adesso avanti con il quiz. Oh, ragazzi, da dove provengono gli spaghetti alla chitarra? Abruzzo, Molise o Puglia? Ma io, ragazzi, penso gli spaghetti alla chitarra. Non lo so, ragazzi, ma io penso sull'Abruzzo. Non lo so, vediamo un po'. Giusto, 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 giusto. Gli spaghetti alla chitarra sono una verità, una varietà, scusate, di pasta all'uovo tipica della cucina abruzzese. Poi la pasta all'uovo veramente è una cosa veramente di speciale. Allora, andiamo adesso. Oh, che belli e che buoni. Ai dolci. Quale dolce è fatto a base di miele, albume d'uovo e mandorle? Adesso però mi chiedi troppo, mi chiedi troppo. Fra meringa, zabaglione o torrone? Allora, mandorle. Oddio, ragazzi, ma penso il torrone. Ma il torrone è fatto di miele. No, ragazzi, ma no, vabbè. Sono indeciso in realtà fra torrone e zabaglione. Non lo so, ragazzi. Questo sinceramente non lo so. Quindi non potrei mai essere un cuoco. Ma che non lo so. Il miele, albume d'uovo e mandorle. Io, ragazzi, penso sul torrone. Però non vedo il miele e l'albume d'uovo. O il zabaglione. La meringa. Oddio, ragazzi. Però, allora, andiamo a esclusione. Il torrone ha le nocciole. Ma che mandorle? Le nocciole. Queste sono le nocciole, penso. Eh sì, ragazzi, non può avere un torrone e mandorle. Che cazzarona sto dicendo? Quindi può essere o lo zabaglione o la meringa. Poi il torrone non può avere l'albume d'uovo. Ma che cazzo? Vabbè. E nemmeno il miele. Vabbè. Quindi il torrone proprio no. Fra zabaglione e meringa. Allora, il miele. Boh. Prendiamo zabaglione? Dai. No, che. No, vabbè, no. No, ragazzi. Che cazzo di errore ho fatto? Ma sul torrone. Ragazzi, o sono ignorante io o è ignorante veramente è il test. Non vanno messe le nocciole dentro al torrone e non le mandorle? O sbaglio, ragazzi? O sbaglio veramente? Sbaglio io, forse? Sbaglio veramente io? Perché infatti l'avevo detto che forse era il torrone. Ero veramente indeciso, ragazzi, però vabbè. Ci sta, poi nello zabaglione. Perché ho detto zabaglione che non ci sono le mandorle? Dai, che cazzata, veramente, ragazzi, che peccato. Ho risposto male a questa domanda che era pure facile. Comunque, sesta domanda: quale salsa si cucina utilizzando gli ingredienti di questa immagine? Allora, abbiamo un formaggio, un aglio. Oddio, e che sono questi? Vabbè, olio. E questi che sono? Può essere. Penso la cacio e pepe. Allora, abbiamo la carrettiera. Manco so che è, scusatemi l'ignoranza, non so che cos'è la carrettiera. La matriciana e la cacio e pepe. Io penso che è il pepe questo. Vediamo ragazzi, cacio e pepe. No, sbagliato, sbagliato. Sbagliato, e infatti possiamo dire che era la carrettiera. Scusate, ma non sapevo proprio che cos'era questo piatto. E infatti la ricetta di cacio e pepe non prevede l'aglio. Ho fatto una enorme figuraccia. Dopo questa io penso che potrei finire il video così. Vi
Però no, proseguiamo veramente avanti. Stavamo partendo veramente bene, poi mi sono perso. Oh, questo è facile però. Come sono chiamate le olive ripiene nelle Marche? Ascolane, arancini o coccoli? Ma che cazzo? Coccoli, ma che è? Comunque, ascolane. Direttamente da Ascoli Piceno, ragazzi. Allora, si tratta di olive verdi in salamoia. Che buone. Farcite all'interno da un composto tenero a base di carne. E poi fritte. Mamma mia, ragazzi. Vi sto trasmettendo la voglia di mangiare queste olive ascolane. Però andiamo avanti, va. Allora, quale liquore siciliano, se vabbè, ciao, può essere preparato anche con l'uovo? Il Vob, Marsala o Zibibbo? Ma che cazzo è lo Zibibbo? Lo Zizi. Ma vabbè, Gabibbo proprio sta proprio in mezzo, possiamo dire. Comunque, andiamo su. Non so sinceramente cosa risponde. Non conosco nessun liquore. Ma penso Vob o il Zibibbo. Boh. Vediamo, ragazzi. Il Vob. No, il Marsala. Proprio nella via proprio di mezzo. Ma poi manco sapevo questi liquori proprio. Vabbè, comunque era Marsala. Il Vov è un liquore a base di uova di origine venete. Ma comunque il Vov, possiamo dire, è sempre a base di uova, soltanto di origini venete. E qui mi aveva chiesto qual era il liquore siciliano che può essere preparato con l'uovo. Era il Marsala, ma chi conosce questi liquori? Gli alcolici. Ecco, giusto. Allora, andiamo avanti alla nona domanda. Sono 15 domande, ragazzi, eh. Stiamo, possiamo dire, alla metà, più della metà. Oltre alla pasta frolla, la ricotta, la frutta candita, lo zucchero, le uova e il latte, quale ingrediente è necessario per preparare la pastiera napoletana? Allora, grano bollito, uvetta o pistacchi? Allora, ragazzi, io penso uvetta. Poi vediamo. No, grano bollito. Scusatemi, napoletani, ma sinceramente non ho mai mangiato la pastiera. Lo so, la mia vita fa schifo, ma comunque non ho mai mangiata. E scusatemi, veramente. Grano bollito. Ma ora che ci sto, possiamo dire ragionando. Ma non si può fare un impasto con l'uvetta. Perché possiamo dire che serve, possiamo dire, una base per creare questa pastiera. Penso di sì, ragazzi. Sta chiedendo forse l'ingrediente principale in cui si prepara la pastiera, oltre allo zucchero, le uova e il latte, la ricotta, la frutta candita. La frutta candita c'era pure scritto. Ma perché io non ragiono veramente? Vabbè. Andiamo avanti, era il grano bollito, scusatemi amici del sud, ma sinceramente colpa mia che sono veramente ignorante. Colpa mia. Allora, decima domanda. Quale regione concentra 3/5 della produzione di riso in Italia? Lombardia, Veneto o Piemonte? E che cazzo ne so io? E che cazzo veramente ne so? Lombardia, Veneto e Piemonte comunque sono luoghi del nord, tutte e tre. E sinceramente, ragazzi, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Può essere Veneto o Lombardia. Non lo so, proviamo con Lombardia. Questo non lo so. Infatti era Piemonte. Ragazzi, c'ho veramente un istinto meraviglioso oggi, eh. Era Piemonte, sebbene venga largamente prodotto anche in Lombardia e Veneto, avevo ragione però, la produzione di riso si concentra maggiormente in Piemonte. Ma che cazzo di domande mi fai però? Dai, ma io non ci credo.
Allora andiamo avanti. Sta veramente andando in peggio questo test, ragazzi, eh? Non me l'aspettavo. Comunque, che cosa sono i Malloredus? Malloredus, come si legge? Ma che sono, ragazzi? Ma che... Non lo so, non lo so. Sono gli gnocchetti sardi con salsa di pomodoro e salsiccia. Sono maccheroni sardi con salsa di pomodoro e salsiccia. Sono ravioli sardi a base di patate, pecorino, cipolle e menta. Malloredus. Ma non lo so, ragazzi, scusatemi, ma amici sardi, non lo so, non lo so. Essendo io che sto al centro Italia, non lo so, ragazzi. Non lo so, non sono mai andato in Sardegna, quindi non lo posso sapere. Scusatemi veramente, ma... Punto a caso pure questa domanda. Direi però Malloredus, Malloredus. Andiamo su queste due, vediamo ragazzi, andiamo su questo. Vediamo. E infatti ho sbagliato. Avevo il 50% di possibilità e infatti ho cliccato su sono maccheroni sardi con salsa di pomodoro e salsiccia. Che era assolutamente sbagliato. E infatti era sono gli gnocchetti sardi con salsa di pomodoro e salsiccia. Che ci posso fare che sono ignorante e non so cosa sono i Malloredus? Non lo so, ragazzi, non lo so. E vabbè. Comunque i Malloredus hanno la forma di conchiglie rigate, ovvero gnocchetti e non maccheroni. E lo so ragazzi, scusatemi, ma io della Sardegna, dei pasti principali della Sardegna non li so. Io so quelli principali, ma non so veramente sullo specifico cosa sono veramente i Malloredus. Che poi qui si sono sbagliati, hanno messo una D qua e due D qua. Cioè... Ma questo test... Mi sta prendendo per il culo o è veramente serio? No, io mi chiedo questa domanda. Ma comunque, andiamo avanti, va. Oh, dodicesima domanda che occupa tutta la pagina. Vabbè, comunque va benissimo così. Oltre al pesce e al pomodoro, cosa non può mancare nella preparazione? E adesso mi stai chiedendo, non conosco del... Cacciuocco, cacciuocco. Cos'è il cacciuocco? Cacciucco, ma che cacciuocco? Il cacciucco, ma che cos'è il cacciucco? Ragazzi, ma dai, dai. Ma com'è possibile? Allora, abbiamo... Ah, ok, il cacciucco è questo qui. Allora, vediamo bene l'immagine però. Sembrerebbe... Allora, il couscous forse assolutamente no, perché tipo ha il suo sughetto, no? Quindi penso... Non può mancare i fagioli. O il pane abbrustolito. No, vabbè. Ma io penso il pane abbrustolito. Essendo una cosa di pesce, forse... Con la scarpetta si può fare qualcosa? Vediamo un po' con il pane abbrustolito. O forse con i fagioli. Cioè dentro qui ci sono i fagioli. Non lo so, non lo so. Penso sul pane abbrustolito. Vediamo un po'. Penso che sarà sbagliato. Vediamo. No, infatti è giusto, ragazzi. È giusto. Infatti un po' di pane ci vuole, per mangiare veramente questa veramente grande pietanza. Sinceramente non so di che parte d'Italia è il cacciucco. Mi voglio veramente informare adesso, quindi andiamo su Google. Cacciucco. Ah, ok, il cacciucco è livornese. Adesso come state vedendo, cacciucco licornese, Buitoni, di Ceci, Viareggino. Comunque è livornese. Vediamo un po' per essere precisi. È un piatto di pesce, proprio tipico della cucina livornese e viareggina. Eh sì, ragazzi, ok, grazie Google per avermi informato e per sapere delle cose veramente in più. Quindi, ragazzi, ritorniamo al nostro test. Ok, quindi
Quindi pane abbrustolito va bene. E andiamo avanti. Andiamo avanti, siamo alla tredicesima domanda. E secondo la leggenda, su cosa sono stati modellati i tortellini? Dai, ma che cazzo? Sulle labbra di Afrodite, sull'ombelico di Venere o sulle labbra di Venere? Allora, abbiamo due nomi veramente uguali, ma io penso, ragazzi, sull'ombelico di Venere. Ma cosa c'entra? Veramente, io non so di questa leggenda dei tortellini. Ragazzi, non lo so veramente. Io penso sull'ombelico, guardando veramente la forma. Non può essere un tipo le labbra. Non possono essere, assolutamente. Io penso l'ombelico, vediamo. Sì! Oh, adesso ci spiega meglio qui. La leggenda dice che Venere, dopo aver passato la notte in una locanda, fu sorpresa senza veli dal proprietario che andò a svegliarla. L'uomo ammalato tentò di riprodurne le fattezze, nello specifico lo splendido ombelico, utilizzando un pezzo di pasta. No, vabbè, ma che cazzo di leggenda è questa? No, ragazzi, io sinceramente non lo sapevo, ma questa leggenda è veramente, possiamo dire, per me ridicola. Poi non lo so. Comunque, vabbè, comunque ho indovinato. Possiamo dire molto facile, perché logicamente il tortellino non può essere cioè, le labbra, può essere l'ombelico, cioè ha la forma dell'ombelico, quindi è stata veramente facile questa domanda. Adesso andiamo alla quattordicesima domanda, e qui sono di nuovo ignorante. Che cos'è il capon magro ligure? Un'insalata di pesce e verdure, un pollo arrosto speziato o una dieta? Allora, il capon magro veramente ligure, ma io penso non lo so, sembra banale, o una dieta o un'insalata di pesce e verdure, perché magro ti fa pensare a una cosa veramente leggera, quindi penso un'insalata di pesce e verdure, vediamo. Sì, ragazzi, e allora che mago che sono, altro che cuoco. E infatti eccolo qui. Mazza, o comunque quanto è strano, non l'ho mai visto, neanche questo, perché logicamente Liguria mai stato. E vabbè, comunque ha un suo aspetto, possiamo dire. Sarà anche buono, penso. Allora, detto questo, andiamo all'ultima domanda. Ah, ecco qua. Oltre alla carne di maiale, con quale altro ingrediente è preparato il tipico salume calabrese 'nduja? Allora, tra pomodori secchi, peperoncino o peperoni? Allora, praticamente sull'anducia o l'anduia, come si legge non lo so, sinceramente, sono abbastanza, possiamo dire, preparato. Perché grazie alla puntata di Unti e Bisunti di qualche anno fa, grazie a Chef Rubio, so veramente che cos'è. Quindi sarebbe questo salame, ma possiamo dire con tanto, ma tantissimo peperoncino. Quindi, infatti, è giusta. Ragazzi, infatti è quello che ho detto appena io. Quindi è giusta, ragazzi, e direi di vedere i risultati. Allora, prima di vedere i risultati, vi vorrei far vedere che ho fatto un punteggio di 9 risposte corrette su 15 domande. Quindi, ragazzi, adesso andiamo a vedere i risultati. Vediamo un po', ragazzi, vediamo. Chef semplice, ragazzi, che bello. Ma io pensavo che mi diceva che ero abbastanza preparato o non abbastanza preparato. Comunque, mi ha detto che sono uno chef semplice. Vediamo un attimo a confrontarsi con tutto il resto. Sto nella fascia del 40%. Vabbè, ci sta. Poi c'era pure chef stellato, ma io penso che lì dovevi proprio spingerti e sapere veramente tutto, tutto, 15 domande proprio, risposte tutte bene. Ma comunque andiamo a leggere questa descrizione di Chef Semplice.
Allora, vediamo subito. 9 risposte corrette su 15, quindi circa il 60%, quindi da come voto possiamo dire 6. Chef semplice, bravo, la cucina è una tua grande passione. Tuttavia, per arrivare ad essere un vero chef, dovrai ancora approfondire la teoria e fare pratica. Conosci abbastanza i piatti della tradizione italiana e anche ai fornelli dimostri di cavartela bene. Ma è tutta una tua immaginazione, ma io manco so cucinare. Appena riesco a cucinare un piatto di pasta, ma più di quello non so fare. Ma ragazzi, ma che cazzarola si sta inventando il test? Comunque, anche se talvolta hai qualche titubanza su ingredienti e preparazione, dunque tendi a lasciare molto spazio alla tua creatività, che è comunque una componente fondamentale nella realizzazione dei piatti. Tutto ragazzi, è tutto immaginato. Con qualche approfondimento in più diventerai ben presto un grande cuoco. E poi vabbè, se vuoi sapere di più, ma lasciamo perdere. Comunque, c'è una descrizione, possiamo dire, inventata. Ma dai ragazzi, ma io appena so cucinare un piatto di pasta, punto e basta, ragazzi, vabbè. E vabbè ragazzi, io direi che questo test e quiz può finire così. Ebbene ragazzi, questo video può finire così e spero che vi sia piaciuto. Vi ho portato oggi tanta tradizione, possiamo dire, italiana del sud, del nord e del centro Italia. Insomma, possiamo dire di tutta Italia. Comunque lasciate like se è per questo, se vi sia piaciuto. Ho sbagliato le mie domande, ma erano veramente, possiamo dire, plausibili perché non ne sapevo e ve l'ho detto proprio chiaramente. Alcune erano banali e lì possiamo dire, mi sono sbagliato sinceramente. Comunque, vabbè, nel sommato ho preso 6, possiamo dire. E allora, quindi, chi non è iscritto, iscrivetevi subito, mi raccomando. I social sono qua sotto in descrizione: Instagram lolo02thebest e Telegram @lolo02thebest. Ragazzi, io vi saluto e ciao.